Ciao a tutti e benvenuti in un nuovo video. Quasi in ogni video in cui parlo del trattore c'è un commento in cui mi dicono che i cingoli sono troppo tesi. Allora ho studiato, ho chiesto e ho capito che è vero. E in questo video vedremo come regolare la tensione dei cingoli, in questo caso come allentarla, ma se il lavoro è inverso è per stringerla, che attrezzi servono, come vedere se sono regolati bene, come vedere se la tensione è quella giusta, ma tutto questo dopo la sigla. Perché si regola la tensione del cingolo e che problemi possono comportare? Allora, una tensione esagerata del cingolo può portare al consumo delle boccole o della ruota motrice, dei denti alla ruota motrice, e quindi poi questi si usurano più rapidamente oppure si possono pure spaccare, dipende se è troppa proprio la tensione, e quindi si devono cambiare. E invece un cingolo troppo lento può portare alla problematica che esca fuori appunto dalla ruota motrice il cingolo, e quindi con i vari problemi che potete immaginare per rimetterlo in sesto, un po' come quando si levava la catena alla bicicletta, però con un mezzo che pesa tonnellate. Gli attrezzi che servono sono questi, quindi un pezzo di legno, una tavola dritta che funge da regola per poter effettuare la misurazione, un metro sempre per la misurazione, una chiave 17, la chiave 50 che serve per regolare proprio il sistema che regola la tensione. È uno sbloccante se serve, quasi sicuro servirà. Ora vedremo come controllare la tensione dei cingoli da manuale Fiat. C'è il metodo appunto da manuale e il metodo empirico, che è quello ad occhio o quello di vedere se c'è gioco spostando proprio il cingolo, sollevandolo. Ve li faccio vedere entrambi. Secondo me è meglio quello da manuale Fiat perché è più, diciamo, preciso e oggettivo. Si va a misurare e si vede se c'è bisogno di allentare oppure tendere il cingolo. E andiamo a prendere il pezzo di legno che vi ho fatto vedere prima, la tavola, e l'andiamo a mettere sul cingolo per effettuare la misurazione. Abbiamo posizionato la regola, diciamo, che ci permette di effettuare la misurazione tra la ruota motrice e il rullo di sostegno. In questo caso il 605 ha il rullo di sostegno, e allora la misurazione si prende nel mezzo tra rullo di sostegno e ruota motrice, che è questa. Invece negli altri trattori Fiat, sempre della serie Orio, tipo il 505, che non ha il rullo di sostegno, che è questo, si va a prendere nella parte centrale tra la ruota tenticingolo e la ruota motrice, che è questa. Quindi si va a prendere qui nella parte centrale e serve una regola, diciamo, più lunga che prende tutto il cingolo. Invece in questo caso, come vi dicevo, nella parte centrale si prende tra rullo di sostegno e ruota motrice. Andiamo a effettuare la misurazione. Quindi ho posizionato la regola, andiamo a prendere la misurazione di questi due denti, Dal manuale dicono che qui ci deve essere uno spazio di 1-2 centimetri, qua ce n'è uno scarso, quindi sono veramente molto tesi, quindi lo dobbiamo andare ad allentare. Per ciò che riguarda la tensione dei cingoli, cambia, deve cambiare se è inverno o estate. In inverno deve essere più lenta perché c'è più fango, quindi si va ad infilare nei buchi dei cingoli, nelle maglie, in questi buchi qua, e quindi fa tendere molto di più il cingolo. Di regola deve essere meno teso il cingolo. In estate invece può essere più teso perché non c'è fango, come vedete, infatti il cingolo è abbastanza pulito e quindi diciamo che si può fare un po' più teso. Per accedere al meccanismo
che regola la tensione dei cingoli, bisogna aprire questo sportellino con una chiave 17, che è qua il perno, e bisogna girare. Ora vi appoggio e lo faccio. Questo è il meccanismo per regolare la tensione del cingolo, quindi questo è il controdado e questo è il dado che serve per allentare oppure mettere in tensione. La chiave che serve è una 50, io l'ho comprata su Amazon, la davano come accessorio quando compravo il trattore, ma nel mio non c'era, io ho comprato questa 50. Vado a mettere un po' di sbloccante e poi vado ad allentare un po' il cingolo. Prima allento il controdado e poi lavoro sul dado. Quindi controdato allentato, e ora andiamo ad allentare il dado. Vi faccio vedere che si muove qui la distanza. Si dà qualche botta per fare in modo, infatti, guardate, forse ora un po' troppo, andiamo a misurare. Allora sono 2,5 cm e qui un centimetro e mezzo, quindi penso che va bene. Ho deciso di tendere un poco perché era un po' troppo, quindi vado al contrario rispetto a prima. Con il controdado sempre allentato. Ok, vado a misurare. E siamo su 2,3. Va bene. Si vede ora anche ad occhio nudo che c'è questa forma sinusoidale, nel senso che qua scende, poi risale dove c'è il rullo di sostegno, poi riscende e poi risale dove c'è la ruota tendicingolo. Diciamo che va bene, quindi ora c'è da fare, da stringere il controdado, stringere bene il dado fermo in questa posizione e poi chiudere lo sportellino. Stringiamo il controdado, si può fare con le mani. Ok, e poi con la chiave. Si deve stringere bene perché no, non si deve allentare, altrimenti si allenta poi il cingolo. Quindi poi stringiamo questo. Okay. Ok, fatto. Andiamo a chiudere lo sportellino. Quindi regolazione del cingolo fatto. Speriamo che ora va bene così. Vi ricordo che si deve fare lo stesso identico lavoro dall'altra parte. Per questo video è tutto, spero vi sia stato utile. Ciao!